Ciao a tutti amici di YouTube da Gila Fatim, welcome back. Questa è la parte 8 di Resident Evil 7 e oggi tra l'altro tanto tanto disagio. Perché? Perché io ho registrato un episodio, solo che non mi ero accorta di avere il microfono muto e quindi non c'è stato alcun commento. Siccome ho solo scritto pure il salvataggio, ho dovuto rifare anche lo scontro contro Margheritina Baker, insomma. Oh, ecco, ce l'ha fatto. Quindi andiamo direttamente alla roulotte. Andiamo. Ho cambiato pure il microfono perché quello che avevo prima faceva uno strano rumore, come se non stesse fermo. Un attimo, controllo, c'è on? Sì, ok, è acceso. Stavo per sclerare. Così. Dov'era l'uscita? Oh, sono dimenticata. Dov'è l'uscita? Perché è il mio senso di orientamento, cioè meglio del tom-tom. Ok, eccola qui. E andiamo. Ho pure posato il lanciafiamme perché mi sono ritrovato. Cos'era questo rumore? Mi sembrava il rumore del pupazzetto con la testa. Bla bla bla. Nostro compare, insomma. Sai che sono solamente queste bambole appese. E andiamo, andiamo, andiamo. Sono molto curiosa di incontrare Zoe. Perché la ragazza non me la racconta tanto giusta. E niente, vediamo, vediamo, vediamo. E te pareva, qui non c'è nessunissima Zoe. Rispondiamo al telefono. Dove diavolo sei, eh? Io. Niente. Ci serve la testa. E ce l'hai. Questo aiuterà Pure io ho la meglio. testa. Ehi, amico! Pensavo dovessi saperlo. Per Zoe è arrivato il momento di una bella pausa caffè. Lei e Mia sono qui con me. Beh, si sta mantenendo Ci fa compagnia, morire Luca, cavolo! sei Ora proprio un lasciali andare, coglione. ok? A che ti servono? Queste sono questioni di famiglia, Ethan, e tu non ne fai parte, mio caro, mi sono spiegato? Come no, io sono il paparino. Comunque, se ti serve una testa, Quando sentiti faccio pure i giochi di libero di ruolo con prendere mia quanto moglie, è vuoi così. e io te ne darò una. Ma sappi che prima dovrai partecipare a un semplicissimo gioco che ho preparato per te. Solo Di che gioco parli? Oh! Che non stai nella Si pelle, chiama ma Crash, che è appena questo uscito, non dai. andrà da nessunissima parte. No, eh? Molto No, bene, come prima ok. cosa, partner, ti conviene dare un'occhiata dentro al frigo che c'è nella roulotte. Fanculo, crepa! Bravo, Ethan, così si E fa. poi, Rispondi a muoviti, tono. non devi fare così. Dopotutto puoi divertirti anche tu. Allora, guarda dentro al frigo. Mi ha lasciato una birra? Andiamo a prenderci sta birretta, va. Te parava che schifo, la testa di uno di quei mostri schifosi. Bastardo, ruota. C'è un bigliettino. Noi leggiamo il bigliettino capo vostro. Il maiale schifoso ti aspetta nella stanza delle dissezioni, stronzo. Grazie, stronzo. Bella questa dimostrazione di affetto da parte di Lucas e Ethan. Questo mi sa che non mi serve per adesso, quindi posso anche posarlo. Dicevo, il lanciafiamme l'ho posato perché non mi sembra mi sia utile. Tra l'altro mi è rimasto tanto tanto combustibile. Oppure ho trovato due cartucce incendiarie in un cassetto che precedentemente non avevo aperto col grimaldello. Quindi, muy bien. Allora, munizioni pistola, fucile. E non so, munizioni potenziate pistola. Non so se prenderle queste potenziate. Psicostimolanti, fluido chimico, agente, pistola, erba, erba. Chiave scorpione? No, ma mi serve la chiave corvo. Dove l'ho messa? Chiave corvo. Ce l'ho già? Sì, è questa qua. E vabbè, per adesso la lasciamo così, altrimenti poi non abbiamo spazio per prendere una mazza. E andiamo. Torniamo nella nostra bella e accogliente casa dei Baker. Vediamo se c'è qualcosa qui. Un'erba. Ma ci sono cose che respawnano? Perché
Mi sembra strano che non l'abbia presa precedentemente, ste cose. Boh. Boh. Vabbè, noi pigliamocela, cazzo ci frega. Minchia, Ethan, quanto corri lento, lentamente. La pasta al forno l'ho mangiata io oggi, ma te mi sa che ti è rimasta sullo stomaco. Allora, dove dobbiamo andare? Bello che l'ho fatta ieri sta parte, ma non me la ricordo più. Scorte, con la chiave dello scorpione del corvo. È un corvo quello, sì. Quindi mi sa che dobbiamo scendere giù. Dobbiamo tornare giù. Oh Cristo di un Dio. Non spuntate. Fate bravi. Mettiamoci una pistola. No, ci siamo mai. Accendi la luce. Oddio, perché si chiude la porta alle spalle? Ma come potete vedere, la casa è ancora più invasa da questa cosa, questa melma nera. Quindi sapete benissimo cosa questo vuol dire. Ovvero che siamo nella merda. Dammi 3 parole, siamo nella merda. Io devo aprire pure la porta dell'altra volta. Questa qual è? Officina. Chiusa dall'altro lato, te pareva. Ma che devo fare? Ma siamo sicuri? Trova gli ingredienti del siero e ottieni gli ingredienti del siero da Lucas. Cerca il cadavere nell'area. Ah, ecco, devo andare nell'area di trattamento. Però io devo aprire pure quella porta. Che mi sono dimenticata di aprire la volta scorsa. Ecco, l'hai sbloccata. Ma è pieno di ste cose qui. Come un'impressione che presto verrò inculata. Evviva la mia finesse, però è così. Me lo sento, ragazzi, me lo sento nel mio corazon. Qua non c'è niente, non so, prima era spawnata roba. Chiave del serpente. E non ce l'ho la chiave del serpente. Cos'è quella? Boh. Vabbè, torniamo indietro. Torniamo indietro. Andiamo nella stanza di trattamento. Se non sbaglio dovevo attraversare il cesso. Questa casa poi è piena di bagni. Cribbio. Che cazzo è stato? Qua mi sa che non c'è niente. Andiamo avanti. Ah! Nonnina, ciao! Simpaticissima la nonna. Sempre bello conversare con te. Già tanto che mi osserva muovendo il collo. Sembra sia in catalessi. Allora, la stanza di trattamento. La stanza di trattamento. Che cazzo sta accadendo? Il mondo. Kraus! Oddio. Ma vi pare che io mi ricordavo sta cosa, no? È bello avere una memoria a breve termine. Porca puttana. Non so se usare questa erba a sniffarmela. Ah sì, proviamo. No, sempre giallo. Che cazzo ho fatto? Vabbè. Va bene, Vale, va bene. Qui è dove ho affrontato il paparino, papà Baker. Aspetta, la stanza di trattamento, se non sbaglio, è questa qui. E quindi il maiale è il poliziotto. Non è che si risveglia? Allora. Prova di essere un vero uomo, infila la mano, ecco, nel collo di questo maiale. Stavo per pensare ma a male, ecco, cioè male. Deve essere il rigor mortis, le sue articolazioni sono già rigide. Ok, e qui invece un odore dolce e nauseabondo pervade la stanza. Ha già iniziato a decomporsi.
Ok, Ethan, lo facciamo? Sicuro? Lo vogliamo fare? Facciamolo. Oddio. A me non dispiace perché era una merda. Però ragazzi, non si può dire che Ethan non ami sua moglie. Questa è proprio una vera e propria prova d'amore. Abbiamo preso la chiave del serpente. Ok, questi due li ricordavo, perché ieri mi hanno fatto sclerare. Cercavo di scappare, ma mi bloccavano il passaggio e boh, morivo malissimo. Dall'altra parte, se non sbaglio, potevo aprire la porta con la chiave del serpente. No, 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 non lo ricordavo proprio. Cristo, Ethan! Prossima volta devi mangiare leggero. Vabbè, ho capito. No, non ho capito. Ancora vivo? Ok, no. Non me ne sono usato il fucile a pompa perché ho finito le munition. Dovrei recuperare le munizioni potenziate per pistola perché queste non fanno più effetto, mi sa. Ok. Andiamo qui. Vediamo se è rimasto qualcosina. Dai, dai. È rimasta qualcosa? No. Solamente tanto, tanto disagio. Chiave serpente, sì. Oh Gesù. Officina. Devo andare all'officina. Che cazzo ci va all'officina? Io non ci voglio andare all'officina. Piano, piano. Vediamo la mappa perché io già mi sono persa. Ok. Dritto davanti a noi. Dritto davanti a noi. Dritto davanti a noi. No, non dobbiamo andare all'officina, mi sa. È chiuso dall'altro lato. Mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo, lo sento. Oddio, è tutto smerdato qui. Ah, ma che cazzo è Spider-Man? No, 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 entra nella stanza. Dio Cristo. Allora, apriamoci le munizioni potenziate, va. Con queste normali non possiamo combinare un piffero. Fluido chimico forte, sì, e ne creiamo ancora perché mi sa che mi servono. Queste non posso farle. Combustibile solido. Oh, però, integratori. Cartucce neurali per il lanciagranate contengono un potente veleno che attacca il sistema nervoso. Cazzo! Beh, la prossima volta allora lo faccio. Perché no? Visto che ci sono, direi di fare anche qualcosa per curarmi. Questo più l'erba. Dov'è l'erba? Eccola. Solamente una. Ok, quindi dove trovo le due schede? Dove minchia devo andare? Ah, se non sbaglio. Scorte, passiamo dal salottino. Cerchiamo di prendere le scorte. Però dall'altro lato. Che cavolo è sto rumore? È troppo smerdata sta casa. Ok,
Dovevano chiamare la signora delle pulizie. Allora. Ah, eccola qua. Corvo. Usiamo. Chiave serpente, chiave corvo. Io non vedo, sono ciecata, non distingo le chiavi quasi. E apriti. Oh mio Dio, il lanciagranate. Bene, adesso iniziamo a ragionare. Solo una munizione, così. Cioè, la povertà. Tutta gasata e poi solamente. Questo però mi piace, il fluido chimico. Così provo a fare le munizioni neurali. Combustibile solido, solido snake. Ma nostro compagno da tanto. Polvere, non è abbastanza spazio. Palle, che posso fare? Solamente questo. Le faccio? Vabbè, lo faccio. Almeno liberiamo spazio. Polvere da sparo. Ok. Anche perché queste cuffie che sto usando adesso sono meno buone delle altre, quindi l'audio è un po' inferiore. Non sarà facile distinguere il rumore dei pupazzetti che vanno distrutti. Dove cacchio devo andare? Salottino, stanza di controllo. Lavanderia, garage chiuso. Ah, se non sbaglio, al piano superiore c'era una porta da aprire. Con la chiave del serpente. Sì. Direi proprio di sì. Prima posiamo qualcosa? Sì, le munizioni e il lanciagranate perché le userò solamente contro dei boss. Adesso non vale la pena. Così liberiamo spazio. Questo e questo. Munizioni per fucile, sì. Munizioni pistola. Potenziate. Queste normali per adesso le poso. Il lanciagranate. Poso pure questo, tanto non lo uso. E teniamo. Questa è munition saturation. Ok. Torniamo indietro. Andiamo qui. Oddio, ma che cavolo, il braccio allungabile, hop hop gadget. Corri, un altro, che quanto è lento Ethan, ha mangiato proprio tutta la scodella di pasta al forno. Vai, porco Giuda, cane, chiudi sta cazzo di porta. Cioè, ma la nonna corre più veloce di noi con sta cavolo di sedia a rotelle, poi come fa ad arrampicarsi su per le scale? Vabbè, dettagli. Comunque, cara nonnina, se stai cercando la tua dentiera nella stanza accanto. Allora, prendiamo tutto. Prendiamo tutto. Prendi. Qua non c'è un pifero. Vabbè, prendiamo un po' di sto ca. Combustibile. Non lo voglio il combustibile. Però forse sarebbe utile per creare il cosetto. Lo pigliamo. No, magari lo prendiamo dopo, dai. Non volevo aprire la porta, volevo. E qua non c'è niente. Se mi fanno aprire i cassetti per poi trovare il nulla. Libri. They killed him. Cioè, tutti i libri a tema. Su Sudden. Mystery. Vabbè. So dettagli. Qua cosa c'è? Una foto. Foto tesoro. Però non so dove cavolo era sta stanza. Non dice sul retro. No, ho nascosto qualcosa di interessante qui. Prova a trovarlo. Non ne ho la più pallida idea. Vediamo se c'è altro ed è buono.
Kinder Bueno. Allora, no. Solamente. Ecco, sembra essere lo schema di un'arma. Ma questo non è lanciagranate. Ah sì, infatti, il cervo. La chiave del. Sì, ok, l'abbiamo già fatto questo. Ora puoi portare più oggetti. Me gusta, me gusta. Mi sa che questo ieri non l'avevo preso quando ho registrato. Meglio, meglio. Vedete come sono rincoglionita? Allora, non vedo altro di interessante. L'erba, ecco. Come non detto. Come non detto. Però munizioni, no. Un'erba direi che proverei ad usarla. Vediamo com'è. Ok, adesso sono verde. Sono verde. Prima cosa volevo fare, ecco, prendere questo. Apri. Oddio, ma che schifo. Grimaldello, però è sempre utile. Allora, la stessa ora degli altri orologi. E questo lo ricordo perché sono dovuta tornare nel salottino. Guardare l'ora. Se non sbaglio, erano le 10 e un quarto. Torniamo indietro. Jill Puzzle Team confiscia ancora. Attenzione. Attenzione. Ecco, ecco che ovviamente il letto si chiude alle nostre spalle. Ma andessero tutte a cagare. Non c'è niente. No. Oh mio Dio, sì, ma che schifo è, ma che è un toro, una mucca che è un toro. Un qualcosa. Scheda rossa, sì, prima esploriamo perché non si sa mai. Mi ricordo se c'è qualcosa. Non lo voglio ricordare. Ecco, io le cose brutte le elimino direttamente. Munizioni, potenziate pistola, mi piace. Qua non c'è niente, ci pigliano solo per il kill. Vorrei capire però. La foto del tesoro, non so dove si trova quella stanza. Proprio non ne ho idea. Vabbè, prendiamo questo e andiamo via. Scheda rossa, perché non mi pare ci sia altro qui. Guardiamo per terra, che mettono sempre le robe nei posti più insoliti. Ok, prendiamo, andiamo via. Ma io devo. Come si faceva? Ecco. Così. Per caricare le munizioni. Retrattamento, no. Mi sa che mi conviene andare via. Sì, perché non ho voglia di esplorare il seminterrato alla ricerca. A meno che non sia nella stanza della caldaia il tesoro. Ma non ci voglio provare. Oddio. No, 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 no. No, 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 no. Scappa, 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 scappa. Ma mi ha chiuso dentro, mi ha chiuso dentro. Porco vinci, rincoglionita di un Ethan. Basta, basta, io mi infarto, non posso andare avanti così. Beccatevi questo, bastardi. Usiamo le munizioni normali. Infarto. Munizioni potenziate, potenziate. Io ne avevo 7 normali, se non sbaglio. 7 di 0. Ecco, 7,33. E quelle altre 7 perché non me le fa togliere? Boh. Foto tesoro. Lascio questo, lascio. Il grimaldello lo tengo. L'erba no, l'erba la poso. Ok. Ah, ecco, qui se non sbaglio posso già usare il grimaldello, ma non so cosa trovo dentro. Se trovo le munizioni normali, onestamente, no. Facciamo così, io salvo. No, no, non salvo, andiamo avanti, voglio andare avanti, non me ne frega niente del cassetto.
Perché ieri ricordo di aver aperto uno di questi cassetti e di aver trovato solamente delle munizioni normali. Devo andare su. Fatemi salire. No, 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 no. Dai, 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 Ethan, dai. Cioè, Ethan, un po' di palestra, porca miseria. Cioè, ma hai smerdato pure qua. Prima non era così. Oddio. Mi dica che si riforma qui perché svengo. Qui non c'è niente, no. Niente di niente. Munizioni pistola normale. Vabbè, dai, pigliamole perché mi dispiace lasciare. Usiamo qui il grimaldello, dai, vediamo cosa c'è. Ecco, cartucce per fucile, questo sì. Ma cosa c'è di là? Cosa c'è lì? Un party, un rave party. Ma vabbè, vabbè, dettagli di poco conto. Andiamo qui. Non mi interessa. No, non voglio sapere. Stanza dei bambini. Ah, ecco, devo aprire la stanza dei bambini che è chiusa. Ma non è qui. È qui. Con la chiave del serpente. Usiamo la chiave del serpente. Apriti, apriti. Niente, non riesco a suonare la online suonata in questo gioco del manga. Ora mi dovete spiegare perché nella stanza dei bambini troviamo delle posate, cioè, vabbè, la dispensa con le posate. Allora, aprire. Oliver ha finalmente smesso di urlare, ma a volte sento uno strano picchiare dall'alto. C'è troppa puzza e c'è anche uno strano liquido che cola dal soffitto. Comunque, visto che avevo tempo, ho modificato di nuovo il telecomando trofeo, ora continuerà a brillare anche di notte. C'è troppa puzza, deodorante no. Oh, qui niente. Munizioni fucile, le vedo, mie. Qua niente. Niente. Are niente. Ok, aprile. Mamma mi ha portato all'ospedale in città. Mi hanno fatto una foto alla testa con una macchina strana. Poi mamma mi ha comprato un puzzle da 259 pezzi al negozio di giocattoli. Oliver continua a prendermi in giro. Sei tutto matto, dice. Ho detto una bugia a Oliver, gli ho detto di venire a casa per il mio compleanno, poi l'ho chiuso nell'attico con il mio telecomando. Piangeva così tanto, fammi uscire Lucas. Vabbè, Lucas sei malato. Ho modificato il telecomando così Zoe la scema. LOL, mi piace questo soprannome. Non può infilarsi nell'attico, l'ho unita a uno dei miei trofei delle gare di invenzioni, non lo troverà mai. Zoe la scema. Ma che è? Ma che è questo rumore? Ma sono io. Vabbè. Questo possiamo. Non possiamo prenderlo per usarlo contro Lucas. Lo prima ammazzata in testa così magari rinsavisce. La cura perfetta. Terzo concorso, ingegneria per i giovani. Questo che era? Menzione d'onore. Però. Terzo posto. Ecco, il primo posto mi sa. Povero Lucas. Non l'hai mai ottenuto. Munizioni pistola ancora, ma. Normali non so quanto mi possono servire. Pallone, non abbiamo tempo per farci una partita. Niente. Il coccodrillo come fa? Na, 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 na. Grimaldello. Già, ah no, dai. Ho preso anche il coso, lo zaino. Ecco il trofeo che ci mancava. Ma questo è il primo posto, non ce lo dice? Sì, ma voglio sapere se è il primo posto, se alla fine ce l'ha fatto. Eccolo qui, primo posto, quarto concorso di ingegneria per giovani. Ce l'ha fatta, Lucas ce l'ha fatta. Non è un totale perdente, come pensavamo. Questo sì, ma quindi cos'è? Ah, ecco, la scala. Seguiamo il passaggio. Senti il rumore di nostro compare. Vabbè, senti il rumore. Oh, eccolo lì. Davanti io. No, con la muni le munizioni potenziali. Ma perché, Dio? Perché a me? Perché? Con le munizioni potenziali. Vabbè, basta, basta. Io mi suicido, faccio Harakiri.
Non merito altro. Jack Becker, 3, descrizione dei lavori, installazione di una porta con rilevatore di ombre, sennò sì, questo lo abbiamo già. Riproduzione fucile, pigliamocelo. Perché se non sbaglio uno di voi ragazzi mi ha scritto di scambiarlo con quello rotto in modo poi da poterlo sistemare con il kit. Cioè troviamo il kit sempre. Ma lascia il giocattolo però non so dove usarla. Beh, magari più avanti scopriremo. Buon compleanno, videocassetta, ok. Qua niente, qua niente. Fluido lo voglio. Qui c'è un puzzle, mi sa. Non c'è altro? Niente. C'è munizioni one shot, one kill? No. Lanciarazzi? Quel famoso lanciarazzi che tanto voglio. No, un'altra scatolina, vabbè. Cerchiamo di risolvere questo puzzle. Non riesco. Forse no. Forse è un cavolo. Ecco, adesso ci metterò tre. Ecco, forse è così. Ecco qua. No. Eccola, ce l'ho fatta. Trollololol. Il puzzle team per l'ennesima volta. E quella è la seconda chiave che ci serve, sì. Scheda blu. Un dipinto intitolato Giudizio. Raffigura. Ma perché dura un piffo? Raffigura una donna inginocchiata di fronte alla folla, quella dovrebbe essere il boia di Resident Evil 5, si trasforma. Poi è andato a farsi una gita a Kijuju ed è finita male. Io direi di andare a guardare la cassetta, così finiamo l'episodio e poi andiamo ad inserire le schede. Se non sbaglio, ecco, ieri sono arrivata qui io. Se non sbaglio, le schede vanno inserite. Dove vanno inserite? Vicino alla roulotte. Ma non è che no. Io la stanza del tesoro proprio non so dove sia. Andiamo, ecco, andiamo a visualizzare la videocassetta. Visto che qui. Buon compleanno. 3 ore di caricamento. Happy birthday! Experiment can trespassing idiot solve puzzle. Amico mio, Oh, l'ha sei fatto in un fretta. fortunato figlio di puttana. Mamma che sei brutto, Lo sai, Luca Sfero, sì, lo cavolo. so. Fatti una plastica facciale. Dai, non mi credi? Questa gioia non Ma può essere guardatelo, vera. sembra un drogato. Per finirla ci sono volute addirittura 3 settimane, ma chi va a Minchia, finirla? 3 settimane Tutto per sta sta merda. merda. Oh, che c'è ora? Dai, non fare così. Ci divertiremo. Se lo dici tu, Lucas, cioè non vedo l'ora di spaccarti quel culo screaming tu che hai. Ecco, non volevo essere troppo cattiva. Candela, pigliamocela. Chiamo la candela. Pigliamo la candela. Qui. Che c'è? Qui niente. Qui niente. Oh, aspetta. Qui posso bruciare. Non la posso usare? Ma che cazzo? Vabbè. Happy fucking birthday. Got a light. Insomma. Questa gioco si chiama Voglio davvero uscire vivo da questa stanza e non patire una morte orribile e dolorosa. Lo so, è un Un titolo titolo ad lunghissimo. effetto. Prendi una candela, accendila e mettila sulla torta. E ricordati di sorridere! Questa festa è tutta tua! Ma
Simpatico. Vaffanculo! Ecco, bravo. Mi piace, sto ragazzo mi piace. La chiave da carica. Oh. Ecco, questo non possiamo farlo, magari. Andiamo a mettere la chiave da carica qui. Inquietante. Ma che è il dito del manichino? Che è il dito del manichino? Finalmente scopriamo che serve a qualcosa. Il famoso dito della demo, sicuro. Mio Dio, Lucas, perché mi fai fare questo? Sto sbrattando lo schermo. Sto per vomitare. Cannocchiale sporco. Scegli il cannocchiale dall'inventario. È tutto smerdato. Non lo posso usare. Proviamolo con l'acqua qui, magari. Sto accendersi la candela. Perché prima c'era la... Qui, questo si può... Che bello, mi piace questo gioco. Mi piace. Qui è impossibile aprirla senza la password. Palloncino. Io li voglio fare tutti, li voglio fare tutti. Mi piace. Sto divertendo. Ecco, basta, basta, dai, basta. Che è la famiglia Becker? Palloncino. No, no, usiamo. Okay, questo è un codice. Il palloncino lo mettiamo qui. È proprio... Cioè, 3 settimane? Allontana! Cioè, ma dovresti immaginarti una cosa del genere da un malato mentale, pure tu. Oddio. Ah, cioè, l'ha castrato. È diventato un eunuco. Comunque, 3 settimane per sti puzzle del pirfero da merda. Cosa ho preso? Qui c'è il coso. Ecco. No, no, no. Questo qua. Questo. Qui era il bambino. Il feto, quello che era. Ecco. Che mi dai? Pupazzo di paglia. E la paglia va bruciata, per forza. Per forza. Eccola là. Povera bambolina voodoo. Dito del manichino, lo sapevo. Lo sapevo. Finalmente. Ha uno scopo. Quindi qua cosa devo fare? Dito del manichino. Il calamo. Ecco, adesso scrivimi la password, gentilissimo. Oddio, oddio, vai via, vai via. Che cazzo? No, 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 no. Oddio, che dolore, che male. Loser? Lol, c'era da aspettarselo. Contro, non c'è bisogno, già detto. Vabbè, facciamolo altrimenti. Loser. Sta parlando di sé stesso praticamente, Lucas. Mi dispiace, Lucas, ma mi stai proprio sulle balle che non ho. Ecco, ok, thank you very much. Prima di andarcene, la manovella per chiudere l'acqua. Dove? Ah, dai, altrimenti non posso. Ecco, non posso accendere la candelina. Non posso passare con la candela accesa. Tu
tutto torna. Mamma mia, che puzzle complicati, Lucas, mamma mia. Proprio imprevedibile. Andiamo a mettere questa candelina. Allora, visto che prima ti è esploso il palloncino in faccia, forse in te. Ecco, andiamo. No, non mi fa. Oddio! Oddio. No, 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 no. C'è un malato mentale, Lucas. Uno psicopatico. Cioè, una famiglia di. Ecco, ecco qua. Ok. Gira, 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 gira. No, 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 no. Esci, 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 esci. Ma è chiuso, è tutto chiuso. Dove devo andare? Tu con queste urla. No, 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 no. Oddio. È morto. È morto. Finisce così. Finisce così perché non avevo cos'altro fare. Eccola. Bastardo. Buon compleanno! Assassino. Compleanno, la terapia andogulu. Beh, la vediamo com'è qui. No, devo posare un po' di roba. Ora andiamo a salvare. Andiamo a salvare. Fuggi, 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 fuggi. Fuggi, 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 fuggi. Non ci sono più i mostri. No. Ah, però, è gusta. Ecco, te pareva. Telefono, telefono squill. Andiamo a rispondere al telefono? No, non voglio rispondere. Stai lì e aspetta. Sfanculo. Sicuramente è Lucas, quindi Lucas puoi benissimo aspettare. Posiamo la roba. Videocassetta, posa questo, posa. Questo ci serve. Le munizioni normali. Posiamole. L'erba la posiamo. Integratori. Vorrei combinare. C'è il fluido chimico forte? Sì. Per fare. Vabbè, dopo vediamo. Questo mettiamo qui. Questo cos'è? La chiave? Sì, mi serve. Mi serve anche quella rossa. Ok. Ragazzi, io salvo qui. Vi ringrazio per avermi seguito. Come sempre, per supportarmi. Mi raccomando, commentate perché mi fa davvero tantissimo, tantissimo, tantissimo piacere leggere i vostri commenti e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione e ciao da Gilalfa Team.